La rassegna Parlare Futuro è alla sua nona edizione e al suo secondo appuntamento, un percorso lungo che ci accompagnerà per almeno 2 mesi, dall'11 di dicembre al 13 di febbraio, coinvolgendo virtualmente ben 9 comuni della provincia di Macerata e di Fermo. E li vorrei citare ad uno, Porto Sant'Elpidio, Urbisaia, Monterubiane, Montegranaro, Montecosaro, Macerata, Fermo, Porto Recanati, Bologna. Beh, Bologna non è nella provincia di Macerata o di Ancona, naturalmente. Gli intellettuali coinvolti sono i più bei nomi della letteratura e della scrittura, da Franco Arminio ad Andrea Scanzi, da Jonathan Bazzi a Loredana Lipperini, da Lucia Tancredi a Nicola La Gioia, da Pier Giorgio Di Freddi a Donatella Di Pietrantonio, a Marina Timoteo. Il secondo appuntamento della rassegna ha il patrocinio della dinamica città di Porto Sant'Elpidio, dove ci aspettano l'assessore alle pari opportunità Emanuela Ferracuti e la segretaria del PD di Porto Sant'Elpidio, Patrizia Canzonetta. Loro hanno voluto con forza ed entusiasmo questo appuntamento e quindi cedo loro la parola. Benvenute. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, inizio io con un saluto e anzitutto vorrei dire che con questa serata, con questo evento, con l'edizione nona di Parlare Futuro che giunge di nuovo in terra elpidiense, si rafforza la collaborazione che c'è tra questa amministrazione e Oriana Salvucci, la direttrice artistica appunto di questa rassegna, che da tempo ormai porta in giro per l'Italia, per la nostra regione, la cultura, promuovendola. Parlare Futuro, appunto, giunta alla sua nona edizione, porta già nel suo nome il significato dei suoi contenuti. Contenuti che sfociano spesso nella parola, parola che assume un significato ancora più forte in questo particolare periodo storico che ci troviamo a vivere, alle prese con una pandemia. Per questa edizione abbiamo voluto fortemente, io in prima persona ho voluto fortemente che ci fosse con noi Andrea Scanzi, uno scrittore, un narratore, un giornalista. Definirlo così forse è troppo riduttivo e non rappresentativo della situazione e della realtà. Effettivamente è un personaggio dalle mille sfaccettature e che fa senz'altro della parola uno strumento essenziale. È appunto un personaggio poliedrico che a volte può suscitare delle reazioni forti, che viene definito attualmente la rockstar del giornalismo, perché secondo me in un mondo appiattito del giornalismo come quello moderno, lui ha questa capacità di parlare fuori dai denti. Per cui ecco, l'abbiamo voluto intensamente, lo ascolteremo, non gli vogliamo rubare altro spazio e auguro una buona serata a tutti. Grazie. Grazie Emanuela, grazie di cuore. Io, buonasera a tutti, non voglio veramente rubare alcun tempo a nessuno perché questa sera andiamo sicuramente di corsa tutti quanti. E una cosa ci tengo a dirla, vorrei ringraziare Oriana che mi coinvolge sempre in queste appassionanti avventure. E devo dire che nella pandemia non sempre abbiamo avuto il coraggio di affrontare questi momenti social, perché per noi che siamo abituati al nostro teatro, Andrea, dove non ti possiamo ospitare, ma speriamo di poterlo fare in un prossimo futuro, o alla nostra villa, dove abbiamo ospitato altrettanti bravissimi giornalisti e scrittori, diciamo che il primo impatto social per noi è stato un po' diffidente, diciamo, ci siamo avvicinati a questo mondo con molta diffidenza, però anche con la volontà di continuare a dare uno spazio a chi ci ha sempre seguito, perché le rassegne di Oriana, come Parlare Futuro, hanno diversi anni, sono nel nostro territorio molto conosciute e molto apprezzate. Quindi questa volta serviva anche, passatemi il termine, una persona social, Andrea, capito? Oltre che bravo, social, decisamente social, perché la gente deve avere anche la curiosità, di seguirci. Quindi diciamo che nel decidere chi
sarebbe stato, diciamo, l'ospite di questa tornata. Abbiamo molto puntato su chi effettivamente sui social ha un certo riscontro, ma oltre che un certo riscontro non ha la banalità. Ecco, cioè è un riscontro dettato anche, permettimi, di un buon linguaggio, di una bella conoscenza, di tutto il mondo, di tutte le sue sfaccettature che in questo momento, ci stanno, decisamente facendo passare un periodo, ecco, un po' così. Oggi che siamo proprio alle soglie del Natale, che stavamo aspettando tutti quanti, diciamo, il discorso di Conte, è un momento particolare e mi piace e mi fa piacere che Oriana abbia investito insieme all'assessore alle pari opportunità in questo progetto per poter continuare, ecco, quei percorsi che noi abbiamo iniziato molto tempo fa. Un buon proseguimento. Grazie Patrizia, grazie di cuore. Grazie. Parlare futuro si riconferma come laboratorio per il futuro nei vari campi dello scibile umano e in un tempo in cui la necessità prevale sul buonsenso, il bene comune sul confronto aperto, l'assurdo può essere la chiave per aprire la prospettiva di un pensiero critico. Questa perlomeno è la pazza scommessa che la rassegna ha fatto per il 2020, nel bel mezzo della seconda ondata della pandemia più pericolosa degli ultimi 100 anni. Parlare futuro è il luogo del pensiero, è il luogo dove riposa la parola, quella parola che narra e racconta, che spiega, che comprende, che abbraccia e cura. Quelle parole di cui abbiamo bisogno per dare senso all'insignificanza, al nonsense che ci ha avvolto, al tempo che sembra essersi arrovellato su se stesso. Mai come in questo periodo abbiamo avuto bisogno di parole e sono i poeti, gli scrittori, gli intellettuali a dare voce al nostro grido, al nostro bisogno di senso, alla nostra necessità di futuro. La parola come terapia, la parola come cura, la parola come dono, la parola come promessa di futuro. Tale grido sembra aver trovato una voce irrinunciabile nell'ospite del secondo appuntamento della rassegna, Andrea Scanzi, astro splendente del giornalismo italiano, amato, odiato, dipendente, indipendente. Chiederemo a lui ragione della funzione del giornalismo nella moderna democrazia in epoca di pandemia. Con lui ripercorreremo le vicende storiche e politiche attuali, il governo Conte, le opposizioni, il futuro. A lui chiederemo la parola che mondo possa aprirci. Andrea Scanzi. Buonasera, Andrea. Buonasera, che bella presentazione, grazie a te Oriana, Manuela, Patrizia, siete stati molto gentili, grazie, davvero grazie. Io inizierei, Andrea, praticamente con una domanda, diciamo, propedeutica, nel senso, ho la deformazione praticamente professionale da professorina, praticamente a volte, me ne rendo conto. Vai. Secondo te, praticamente, nella nostra epoca, che è un'epoca estremamente complessa, qual è la funzione del giornalismo, praticamente? Si diceva che il giornalismo era un po' il cane da guardia della democrazia, era un po' il pungolo della classe dirigente, praticamente. E poi in un'epoca in cui a volte le interpretazioni e le opinioni, praticamente, scavalcano la verità, i fatti. È possibile ancora fare giornalismo di qualità ancorato alla verità, ai fatti e alla qualità? È possibile, Oriana, ma è molto difficile. Io credo che valga ancora la regola secondo la quale il giornalista deve essere cane da guardia della democrazia e pungolo del potere. Secondo me il discrimine rimane duplice. Da una parte il talento, perché secondo me serve, altrimenti non emergi. Ci voglio credere, voglio sperare che anche la categoria giornalistica alla fine sia meritocratica. E l'altro discrimine, secondo me, è l'onestà intellettuale. È vero che è cambiato tutto negli ultimi anni, i social hanno cambiato tutto, la rete ha cambiato tutto, il giornalista è diventato forse un'altra cosa, è diventato megafono, è diventato opinionista, è diventato personaggio televisivo e sto facendo anche autocritica mentre ti rispondo. Però alla fine l'onestà intellettuale è quella che secondo me ti salva o ti condanna. Quello che io ho avvertito per quanto mi riguarda, soprattutto negli ultimi anni,
ma è qualcosa che mi capitava anche da spettatore e da lettore, quando per esempio leggevo Marco Travaglio o Antonio Padellaro, è che secondo me negli ultimi anni, ma oserei dire decenni, perché ormai sono 15-20 anni, il giornalista è diventato secondo me anche un'ancora di salvataggio e oserei dire un'appartenenza, per dirla, facendola cadere dall'alto citando Gaber. Cioè il giornalista, e me ne sto rendendo conto anch'io, per molte persone è diventato non solo colui che ti informa, non solo colui che ti spiega quello che sta capitando, ma anche colui che ti dà una chiave di volta interpretando la realtà. È colui che mette la macchina da presa in una maniera particolare per cui tu vedi il mondo attraverso la sua macchina da presa. Se tu vedi la stessa scena e la fa Scorsese, la fa Kubrick, la fa De Palma, la fa Cassavetes, cambia tutto. Per i giornalisti, soprattutto negli ultimi anni, è un po' la stessa cosa. Non so dirti se sia una cosa positiva o negativa, ma mi sembra di vedere che negli ultimi anni quei giornalisti che hanno un futuro, che hanno un seguito, sono coloro che riescono ad abbinare, si spera, un'onestà intellettuale a una sincerità di fondo e a una empatia radicata con il lettore e allora con lo spettatore. E io ti ho fatto l'esempio di Travaglio, prima poteva esserci l'esempio di Bocca, prima ancora poteva esserci l'esempio di Montanelli, però mi sembra che nell'era dei social questa componente legata all'appartenenza e alla fiducia reciproca tra giornalista e lettore sia diventata fondamentale. Se non ce l'hai, è difficile che tu possa bucare più di tanto sia lo schermo sia i social. Data l'emergenza praticamente, diciamo, della realtà, nel senso che diciamo, negli ultimi giorni sono accadute tante cose, ti vorrei fare una domanda praticamente che ci riporta un po' alla contemporaneità, all'attualità. La situazione del governo Conte, praticamente la stabilità del paese messa a repentaglio da quello che tu hai definito più volte la peggior sciagura politica capitata alla sinistra italiana, cioè Renzi. Secondo te, praticamente, qual è la valenza politica, qual è la valenza di questo uomo politico italiano? Cioè, quali sono le sue intenzioni? Qual è il suo programma? La crisi rientrerà? È una domanda che ti è stata fatta più volte, ti ho seguito praticamente nei vari diciamo talk show praticamente e quant'altro. So che tu sei abbastanza pessimista, anche perché, come dice e come ha detto praticamente qualche uomo politico, fondamentalmente diciamo il programma di Renzi è Renzi. È stato un escamotage per avere visibilità politica, per rimettersi al centro, della situazione politica italiana. Eh beh, Oriana, è una domanda che mi ha fatto anche 15 minuti fa Lilli Gruber ed è giusto che la si faccia. È ingiusto farla a me, nel senso che mi sopravvalutate, ma credo che sopravvalutiate qualsiasi essere umano se la domanda riguarda Matteo Renzi. Matteo Renzi è insondabile. Matteo Renzi è un uomo molto banale da un punto di vista politico perché non è particolarmente geniale e sono benevolo nel definirlo non particolarmente geniale. E io dicevo e scrivevo le stesse cose anche nel 2013. Lasciatemi dire da aretino e quindi da toscano che quelli come Renzi, noi toscani, se vogliamo li respiriamo e li annusiamo subito. Infatti non ho mai capito perché molti toscani ci siano caduti. Tutto era fuorché una fan prodigia, neanche quando faceva il presidente di provincia o il sindaco. È sempre stato Renzi. È sempre stato quello che è adesso, un uomo malato di potere, un uomo egotico, un uomo che sicuramente ha ottenuto un grande risultato alle europee del 2014, ma quando vedevo tanti miei colleghi trattarlo e tratteggiarlo come Churchill, come Roosevelt e come Adenauer, e magari da Boschi diventavano Andreotti o Tina Anselmi, diciamo che mi strappavo i capelli. Quindi io parto prevenuto ma con cognizione di causa e aspetto ancora molte scuse da qualche collega che all'epoca mi diceva che ero troppo cattivo con Renzi. Venendo al presente, intanto io ritengo profondamente immorale, e uso volutamente questa parola, profondamente immorale quello che sta facendo Matteo Renzi, perché un conto è essere pungolo, critico dentro la maggioranza, un conto è far sì che la fibrillazione diventi sistematica, diventi endemica. Lui è un fibrillatore continuo, è uno che provoca sistematicamente Conte, è uno che provoca sistematicamente il governo che lui stesso ha fatto nascere, perché il governo nasce anzitutto perché l'ha voluto Grillo e l'ha voluto Renzi, per motivi opposti, ma l'hanno voluto
loro due. Perché lo sta facendo questo, Oriana? Secondo me questo lo sta facendo perché è sicuramente malato di potere, perché gli piace avere i titoli dei giornali, perché gli piace che anche adesso, come nei telegiornali, come sui social, si torni a parlare di lui, anche se in realtà non ha un elettorato, ma comunque ha un peso parlamentare molto forte. E quindi a livello mediatico lui, secondo me, si sente già vincente. Me lo immagino che dice all'amica e agli amici: hai visto quanto son figo, hai visto che paura ho fatto a Conte, quindi è già contento. Dopodiché, sai come può finire tutto questo? Intanto è già troppo, cioè è già durata troppo, perché dentro una pandemia questi giochetti non si fanno. Come ha scritto Antonio Padellaro, non si gioca a poker sulla pelle del paese, non lo si fa mai, men che meno dentro una pandemia con i numeri abbiamo noi, di malati, di contagiati e di lutti, non esiste in natura. Io non lo so come finirà. Ho sentito molti miei colleghi dire che la crisi rientrerà, è possibile anche perché non c'è un'alternativa e perché tornare a votare non conviene a nessuno se non a Salvini o alla Meloni, e quindi non conviene a Renzi, se si va a votare Renzi scompare. Quindi mi viene da pensare, se in queste settimane Renzi avverte e ha la sensazione che ci sia una maggioranza alternativa a questa, dentro questo Parlamento, allora lui fa cadere tutto, fa saltare il banco. Perché evidentemente ha avuto la conferma che Berlusconi ci sta, Salvini ci sta, larga parte del PD ci sta e addirittura molta parte, buona parte dei 5 Stelle ci stanno. A quel punto fa saltare il banco. Se non trova questi numeri, ed è difficile che li trovi, probabilmente abbasserà la cresta, ma la abbasserà per un po'. Oriana, io non credo, cioè non credo. Renzi non può cambiare. Non è che lui ottiene una poltrona in più, un vice ministero in più, magari diventa vicepresidente del Consiglio e si calma. Fra 2 mesi siamo da capo e questa è la cosa che mi preoccupa di più. L'ho detto anche a Conte 2 giorni fa quando l'abbiamo intervistato, d'accordo e disaccordi. Ti racconto una cosa che non ho mai detto in video, non ho mai detto pubblicamente. Quando è finita la registrazione, quando è finita la diretta, mi ha detto fuori onda il Presidente del Consiglio: Scanzi, lei secondo me è un po' troppo pessimista. Evidentemente quindi lui è convinto di ricucirlo questo strappo. Io, che sono secondo me più smaliziato di lui nei confronti di Renzi, continuo a essere più pessimista. Poi un'altra domanda che lo stesso ho sentito, che poi è una domanda che tu hai fatto a pari e dispari al presidente Conte praticamente, e che volevo invece rivolgere a te, perché conosci il mondo praticamente del giornalismo e diciamo il mondo nel senso più ampio del termine. Perché Conte, una persona garbata, gentile, preparata, non piace ai salotti buoni della sinistra, non piace in generale all'establishment? È una cosa insopportabile questa. Sì, è vero, gli ho domandato 2 giorni fa d'accordo e disaccordi e lui se l'è cavata dicendo: Scanzi, lei è un giornalista, me lo dovrebbe dire lei perché i giornalisti non mi amino. E io in effetti mi riferivo non al giornale, al Tempo, a Libero, alla Verità. Ci mancherebbe altro che gli piaccia uno come Conte, per carità. In un mondo normale dovrebbe esistere l'onestà intellettuale, quindi si dovrebbe anche riconoscere. Quello non fa parte del mio paniere politico, però gli riconosco che sia onesto, sia sincero. Diciamo che non possiamo chiedere troppo o chiedere questo ai feltri, ai senaldi, accontentiamoci. Mi stupisce, o meglio, mi ferisce, ma non mi stupisce vedere l'atteggiamento soprattutto di Repubblica, dell'Espresso. Io vedo delle copertine dell'Espresso e le vedo spesso perché la mia compagna ci scrive sull'Espresso, ma vedo delle copertine che veramente sarebbero state forse eccessive persino per Salvini, e tutto sommato Conte è il leader di un governo di centrosinistra dove c'è il PD, che fino a prova contraria è il partito più vicino al gruppo Espresso. Adesso con il gruppo Espresso Elkan sono un po' cambiati a Repubblica l'Espresso, ma diciamo che il mondo rimane quello. Perché è così odiato Conte? Secondo me è odiato così tanto anche dai Saviano, dalle Murgia, da tutti intellettuali bravi, intendiamoci, sto facendo dei nomi di persone intelligenti, non è che ho citato persone che non stimo, sono persone molto brave. Secondo me lui non è stimato intanto perché è stato scelto dal Movimento 5 Stelle, e quindi per molti di sinistra, e non solo, il Movimento 5 Stelle è una sorta di peccato d'origine. Sei dei 5 Stelle, allora non mi puoi piacere. Sì, ok, Di Maio è migliorato, però è sempre un 5 Stelle. E la stessa cosa riguarda Conte. Poi lui ha delle colpe, secondo per esempio Saviano,
e lo ha detto più volte, e cioè è stato colui che ha fatto anche i decreti vergogna Salvini. Non li ha fatti lui fisicamente, però nel Conte 1 c'era Conte. E questa forse è la critica più legittima e pertinente che si può fare a Conte, cioè Conte era anche quello del Conte 1, era quello che ha fatto vicepresidente del Consiglio Salvini e ministro dell'Interno, o viceversa, perché fu Salvini e Di Maio che fecero Conte presidente del Consiglio. Però adesso, con la realtà attuale, con la situazione attuale e con l'alternativa per cui se salta questo governo al potere non ci va Pertini, non ci va Berlinguer, e a quel punto vi direi, vabbè, rinunciamo a Conte. Se l'alternativa fosse Pertini, direi, bravo Conte, brava persona, però ridatemi Pertini. No, se cade questo governo, arrivano i Salvini, arriva Meloni, arriva questa gente qua, cioè quella gente che giustamente l'Espresso, Repubblica, eccetera, eccetera, criticano e cercano legittimamente, democraticamente di combattere. Questo lo trovo profondamente folle e insopportabile. È la cosiddetta sinistra per Salvini. E questo mi dà molto molto fastidio, perché è scellerato e perché può veramente condurre il paese alla vittoria spaventosa, e uso volutamente questo aggettivo, della destra, perché noi non abbiamo la destra della Merkel, noi abbiamo la destra di Salvini e della Meloni. E quindi quando De Benedetti bombarda Conte non mi stupisce, perché è De Benedetti, non ne ho mai avuto il mito, ma quando sento certi toni utilizzati da Ida Milano, Giannini un po' meno, e dai Saviano, da persone che stimo e che so bene quanto non vorrebbero un governo di destra, beh, lì mi sembra molto pericoloso anteporre l'antipatia veemente per i grillini con il bene del paese e la salvaguardia della democrazia, che secondo me con Salvini e Meloni non dico sarebbe a rischio, ma quasi. E così arriviamo al tuo ultimo libro, La congiura dei peggiori, praticamente. Per certi versi l'ho trovato epifanico, per avere contezza di quella che tu chiami l'aria che tira. C'è una galleria, sempre sono tue parole, tristofascista, praticamente, in cui esponenti di primo, di secondo, di terzo piano, diciamo della destra, si macchiano di varie nefandezze, praticamente. C'è chi ruba la coperta ai senza tetto, chi pensa che il Covid sia un'invenzione del governo, chi rimpiange Hitler, chi vorrebbe usare le taniche di benzina per sfoltire il sovraffollamento dei centri d'accoglienza, chi augura la morte a Silvia Romano e chi candidamente si definisce magari omofobo, antidemocratico, anticomunista, antisemita e quant'altro. E di fatto questa sarebbe l'alternativa al governo di centrosinistra che abbiamo? Purtroppo sì, non voglio essere così tranchant, non è che sono tutti così nel centrodestra, per l'amor di Dio, Fratelli d'Italia non è tutta così, e io nel libro non ho messo soltanto esponenti di Fratelli d'Italia o della Lega, ce ne sono molti. Ma ci sono anche esponenti di destra a destra, che spesso però sono alleati con Fratelli d'Italia e con la Lega. Ci sono persone degnissime, tanto nella Lega quanto in Fratelli d'Italia. Il fatto stesso però che quelle persone che io ho citato, e ne potevo citare almeno il doppio, il triplo, siano o di quei partiti lì, o di coalizioni dentro le quali ci sono sia Lega che Fratelli d'Italia, a me un po' fa paura. Sono personaggi spesso minori, spesso assessori, consiglieri comunali, persone che neanche sono state elette, però ci sono anche vice sindaci di città importanti, ci sono ex ministri, ci sono leader di partito, ci sono figure che vanno in Parlamento a Bruxelles a rappresentare l'Europa. Io il libro l'ho scritto, l'ho chiuso, un mese fa ormai, però per esempio è notizia di queste ore un europarlamentare della Lega che ha detto seraficamente: i lombardi contano più dei laziali, quindi noi dobbiamo avere più vaccini perché noi siamo più importanti a livello economico. Lo ha detto un esponente di peso, di rilievo, di rango della Lega. Cioè, non sono episodi occasionali quelli che io cito nel libro. E infatti mi viene da pensare che anche il successo, anche proprio commerciale, di copie di questo libro, evidentemente significa che la paura che ho io e aver notato tutto questo imbarazzo, tutto questo... Questa politica irricevibile non sia stata soltanto una mia paura, ma sia stata una paura di molti.
Ricordati e ripensa, Oriana, quello che è successo 3 mesi fa, più o meno, quando siamo andati, sembrano ere geologiche fa, perché ormai adesso arriva il Natale, staremo tutti chiusi in casa, siamo dentro la seconda ondata, forse arriverà la terza, ormai sembra veramente 2 mesi, sono passati 2 o 20 anni, però era solo 3 mesi fa. Noi uscivamo, più o meno tranquillamente, siamo andati a votare alle regionali. Alle regionali, ed è il motivo per cui ho scritto questo libro, uno dei motivi, a me ha colpito il fatto che per la prima volta dei mondi, secondo me molto più vicini di quanto si creda, ma dei mondi che si detestavano, cioè diciamo il mondo grillino, il mondo piddino, la dico male, ma così ci capiamo, hanno cominciato a dialogare veramente. Io sono toscano, adesso non sono ad Arezzo, ma vivo ad Arezzo. In Toscana ha vinto Gianni. Gianni non è che piacesse più di tanto ai 5 Stelle e alla sinistra radicale, ma alla fine i 5 Stelle e alla sinistra radicale sono andati a votare perché? Perché l'alternativa era la destra della Ceccardi. E la stessa cosa è successa in Puglia. Non è che Emiliano fosse diventato improvvisamente il mito dei 5 Stelle, però i 5 Stelle neanche hanno votato 5 Stelle e poi hanno fatto il voto disgiunto, hanno votato direttamente Emiliano perché hanno detto l'alternativa è Fitto. Allora, questi segnali mi hanno fatto capire che nel paese reale, che non è il Parlamento e non è il governo, ci sono milioni, non migliaia, milioni di italiani che stanno disperatamente dicendo alle forze di governo, a parte Italia Viva, a parte Renzi, ma stanno dicendo disperatamente a PD, ai 5 Stelle, a Bersani, provateci, fate qualcosa perché non vada al potere questa destra qua. Il senso del libro è quello: da una parte è dirvi attenzione, perché dentro la destra italiana c'è questa gente qua e sono più di quanto crediate, e dall'altra parte c'è il sottotesto e la domanda fatidica: davvero volete consegnare il paese a questa gente qua? Io sono convinto che i lettori non lo vogliono fare. Sono convinto che la stragrande maggioranza degli elettori 5 Stelle, PD e della sinistra radicale non lo voglia fare. Purtroppo temo che lo voglia fare Renzi, o per meglio dire, temo che l'ego, l'ipertrofia egotica e l'odio per i 5 Stelle di Renzi siano tali che sia persino disposto a riportare Meloni e Salvini al potere pur di fare un dispetto a Conte 5 Stelle a questo governo. O forse, questa è cattiva, Andrea, o forse praticamente diciamo Renzi è il cavallo di Troia della destra. Questa è Ah, ma sai, cattivissima. Oriana, no, è cattivissima, ma in realtà io l'ho detto tante volte. 3 anni fa l'ho scritto in Renzo Sconi, lo portavo a teatro. L'ho sempre detto prima delle elezioni del 2018. Secondo me, Matteo Renzi è la brutta copia e l'allievo ripetente di Silvio Berlusconi e sarebbe il leader ideale di Forza Italia. Io l'ho sempre pensato. L'ho pensato anche nel 2013-14, quando è diventato leader del PD. Se lui fosse il leader di Forza Italia, se lui fosse stato al posto di Alfano, o al posto di Tajani, io non avrei detto e non direi nulla. L'errore di fondo è che Renzi è uno che non c'entra niente col centro-sinistra, tranne alcuni aspetti legati alle scelte etiche come l'eutanasia, i diritti per le coppie omosessuali. Meno male, queste sono cose bellissime che ha fatto il governo Renzi. Ma a parte questi aspetti, la politica renziana è una politica di centro, centro, centro e al limite un po' di destra. È una politica che somiglia a Berlusconi. Non c'entra niente neanche con la DC. Lui continua a dire i riferimenti alla Democrazia Cristiana, ma non c'entra nulla con la Democrazia Cristiana, o meglio, c'entra con quella Democrazia Cristiana che guardava a destra. Quindi la Democrazia Cristiana neanche di Fanfani, che lui cita spesso, ma casomai quella di Forlani, casomai quella di Andreotti, casomai quella di De Mita, e purtroppo senza neanche avere la malizia di De Mita. È per questo che dico che non c'entra nulla col centro-sinistra, però purtroppo c'è. Nel libro tu citi anche, cioè fra gli esponenti, vabbè, ci sono esponenti, come dicevamo, di secondo piano, di terzo piano, ma c'è anche praticamente Matteo Salvini. E tu praticamente fai una differenza fra il Salvini pre-Papete e il Salvini post-Papete, praticamente. Qual è la differenza sostanziale fra questo doppio Salvini, questo dottor Jekyll e Mr. Hyde, insomma? Allora, la differenza sostanziale è legata alla sua bravura politica, Oriana. Non sto dicendo che prima fosse Che Guevara e poi è diventato Salvini, per l'amor di Dio. È una cosa che ho spiegato forse un po' meglio nei Cazzaro Veri e poi nei Cazzari del Virus, ma soprattutto nel Cazzaro Verdi. Io ho sempre riconosciuto a Salvini, pur essendo uno che non avrei mai potuto votare, delle doti di politico. Doti che a me non fanno impazzire, però, per esempio, la battaglia contro
contro la legge Fornero era una battaglia che doveva fare la sinistra, non Salvini, però l'ha fatta Salvini. La battaglia in difesa degli esodati, e io ne so qualcosa perché mio padre è un esodato, so quanto la Fornero gli ha rovinato la vita a mio padre, quella l'ha fatta Salvini. Mio padre avrebbe voluto che la facesse il PD, l'ha fatta Salvini. La politica sul territorio che ha fatto e fa ancora Salvini, quella la faceva una volta PC. Perché oggi e più ancora uno o due anni fa Salvini riempie le piazze e il PD si è rifugiato nelle ZTL, come dimostrano anche le elezioni ogni volta che si va a vedere i vari flussi elettorali? Non è una cosa da poco. La capacità mediatica che aveva Salvini quando andava in televisione prima del papete 2019, è inutile negarlo, era bravo, e dico era, ma era bravo. Io ci andavo in televisione anche nel 2018-19. Ti posso garantire, Oriana, che mettere in difficoltà un Renziano era facilissimo. Mettere in difficoltà un Pidino era facilissimo. Mettere in difficoltà un Salviniano di secondo o terzo livello era facilissimo. Mettere in difficoltà molti 5 Stelle era facilissimo. Con Salvino, il miglior Salvini sgusciava, era un'anguilla, era furbo, era uno che rimbalzava, era uno che rispondeva a una critica dandoti un po' ragione, poi rilanciando, svicolando, cambiando argomento, ma funzionava. Non come adesso, quando si impappina, si inerpica e allora arriva Corrado Augias che lo, perdonami, sputtana ospite di Carta Bianca da Bianca Berlinguer. Questo è un Salvini postumo da un punto di vista mediatico, è un Salvini incrinato, è un Salvini che si è fatto autogol da solo e si è inciampato da solo, si è fatto proprio uno sgambetto in area di rigore prima di segnare, è caduto e non si è più rialzato sino in fondo. Finché non lo capirà lui, lo capirà la Lega, l'erosione dei consensi continuerà, a me non dispiace, intendiamoci, però se la Lega aveva il 38-39% ipotetico dopo le europee del 2019 e adesso esultano per avere il 23-24% nei sondaggi, significa che ha perso il 15% in un anno e mezzo, poi lo ha perso per darlo a Meloni, quindi la sinistra non deve esultare, siamo d'accordo, ma significa che Salvini da quell'agosto 2019, quando aveva purtroppo in mano il paese, le ha sbagliate tutte. Io non gli sto dietro a Salvini da un punto di vista politico, questo ogni giorno fa delle gaffe. Oggi ha detto che si vestirà praticamente da Babbo Natale, farà disobbedienza civile il 25 perché non starà chiuso in casa e andrà ad aiutare i bambini bisognosi, che è bellissimo, intendiamoci, magari finalmente aiutasse le persone deboli. Ma uno così capisci bene che non gli stai neanche dietro con la satira, e i suoi autogol sono stati sistematici. È uno che si ingozzava di ciliegie mentre Zaia parlava di neonati che erano defunti in ospedale. Cioè, è uno che le ha sbagliate tutte, chiedeva di riaprire le discoteche, diceva che non ci sarebbe stata la seconda ondata, andava al Senato e si vantava di non avere le mascherine, è andato da Floris e quando gli hanno fatto notare che era sbagliato togliersi le mascherine, lui ha risposto, ah sì, non posso togliermi le mascherine. Cioè è uno, veramente, non gli stai dietro, non era così Salvini fino all'agosto del 2019. Poi è ovvio che a me non piaceva e immagino anche a te, e immagino a molti dei nostri spettatori, ma la mia onestà intellettuale mi imponeva e mi impone di riconoscergli delle doti, soprattutto fino all'agosto del 2019. Io non vedo neanche quelle doti adesso, le vedo un po' nella Meloni, che pure lei è molto, molto incarognita in questa fase storica, lo dico tra mille virgolette, però Salvini lo vedo davvero profondamente appannato, e io sono convinto che se tu intervistassi fuori onda un Giorgetti, che è un uomo molto potente della Lega, Giorgetti gli darebbe ragione, perché non è scemo Giorgetti. Giorgetti lo sa che Salvini si sta contorcendo da mesi, evidentemente però ancora non hanno un'alternativa valida. Per farti un nome, se fra 3, 4, 6 mesi il leader fosse Zaia della Lega, secondo me sarebbe molto meglio per la Lega, sarebbe molto più credibile, perché Zaia prenderebbe anche i voti dei moderati. Ho la sensazione che Salvini tutto quello che poteva prendere lo ha preso. Invece praticamente con Donna Giorgia, cioè con Giorgia Meloni, sei molto indulgente, Andrea, gli dedichi, diciamo, poche pagine, insomma. Lo ero indulgente. No, poche pagine, gli dedichi un'unica pagina e appunto ho visto praticamente nei suoi confronti una certa indulgenza, diciamo, via. Sì, allora sì, gli dedico l'ultimo capitolo, non è proprio una pagina solo, sono 6 o 7, però sì, è vero, non sono tanti.
brevissime, sono tutti capitoli brevi, questo, quello non è il più breve ma neanche il più lungo. È vero, io sono stato un po' indulgente ed è una considerazione che faccio spesso sia con la mia compagna sia con i miei genitori, anche con qualche collega, adesso non farò i nomi, ma insomma c'è stata una fase in cui ho pensato che la Meloni fosse più brava di quanto probabilmente non sia. Allora, intanto c'è un aspetto umano che non voglio minimamente nascondere. Io ho un po' conosciuto la Meloni, poco, però diciamo ci ho fatto un pranzo, qualche volta mi è capitato di parlarci fuori onda, e da un punto di vista umano non te ne posso parlare male. Non vuol dire niente, poi la politica è un'altra cosa, però ci tengo a dirlo. Quindi è anche verosimile che questo aspetto mi abbia condizionato in una certa fase nei suoi confronti. L'ho sempre ritenuta più brava politicamente di Salvini e lo ripeto. Ti confesso anche, nel libro lo scrivo, che sono ormai 4-5 mesi che non ci parliamo più e ci siamo proprio, abbiamo chiuso male, ma male tanto, perché io trovo che la Meloni dentro la pandemia stia dando il peggio di se stessa. Io non posso accettare che dentro una pandemia, con questi numeri, con questa tragedia, si utilizzino certi toni. Non posso accettare che la Meloni definisca criminale o atteggiamento criminale Conte dentro il primo lockdown. Non posso accettare che anche oggi abbia utilizzato questa manfrina retorica del il governo chiude gli italiani a Natale ma apre i porti ai migranti, perché è una propaganda becera. Non posso perdonare a Meloni una classe dirigente che spesso, non sempre, è imbarazzante, come ha dimostrato anche un'inchiesta di 2-3 settimane fa, meritoria di Report, e comincio a non potergli perdonare troppe cose, compreso anche nel suo caso un'estate in cui anche lei diceva fate più o meno quello che vi pare, perché anche solo parlare di un'emergenza pandemica è sbagliato, perché si rinnova la crisi emergenziale, lo stato d'emergenza, era una cosa che diceva a fine luglio. Ecco, questa Meloni qua, da aprile in poi, secondo me è la peggiore Meloni di sempre. Sono in minoranza a dirlo, perché la Meloni è quella che cresce più nei sondaggi, è quella che cresce più nei consensi, ma io ero in minoranza anche quando dicevo che Renzi era Renzi, sì, nel 2013 e nel 2014, e sono convinto che fra 1, 2, 3 anni molti torneranno all'ovile o comunque diranno come ho fatto a credere a Meloni. Il vento adesso è dalla sua parte, ma continuo a pensare che questa Meloni sia, non dico un insulto, ma non faccia onore neanche alla Meloni stessa. Ho trovato con sorpresa nel tuo libro anche Briatore, diciamo, questo personaggio, questo losco figuro italiano, praticamente, diciamo che un'altra delle ennesime sciagure, cioè che ci è piovuta addosso praticamente nel panorama italiano, praticamente. Quindi non potevo non metterlo, Oriana, sai, perché Briatore non è un politico, ma non ha mai fatto mistero di essere un uomo di destra, è un uomo che sperava che rivincesse Trump, è un uomo che ha detto che Conte doveva prendere esempio da Trump, figuriamoci. Pensa un po' se avesse preso esempio da Trump anche nella gestione della pandemia, a quest'ora i morti sarebbero il triplo, ho questa paura qua. È uno che si è arrabbiato quando hanno chiuso le discoteche e le voleva riaprire, poi si è visto. È uno che ha una storia non proprio immacolata, e io nel libro riporto un'inchiesta meritoria, straordinaria, di Gianni Barbacetto. Mi sembrava inevitabile metterlo, perché Briatore incarna quella imprenditoria di destra che secondo me è, te la dico con un eufemismo, troppo capitalista, diciamo così, te la dico con un grande eufemismo. Diciamo che l'imprenditoria, se è quella lì, io non c'entro proprio niente. Beh, più che un imprenditore, era a metà, cioè a metà, appunto, riferendomi all'inchiesta appunto di Barbacetto, era a metà fra il Playboy e il gigolò, poi ha frequentato praticamente personaggi faccendieri di varia caratura, sì. E molto bravo nell'arte di arrabattarsi, insomma. Giusto? È vero, è verissimo, e infatti chiedo scusa se hanno dovuto spostare la telecamera, ma ho sempre paura che mi finisca la batteria, per quello stavo spippolando sul telefono. Sì, è vero, in effetti quello che mi ha colpito di Briatore, ed è uno dei motivi per cui l'ho messo nel libro, e anche il suo apprendistato. Tu l'hai definito Playboy, in effetti lui era definito, lo era, ha avuto una storia di quel tipo. Un gigolò. È un gigolò, era chiamato il Tribula.
Il tribolo in gergo piemontese, in dialetto piemontese, è quello che fa tante cose, si arrabatta, ma non si sa fino in fondo cosa diavolo sia. Ecco, lui è uno che improvvisamente a un certo punto diventa fortissimo, diventa famosissimo, diventa potentissimo e te lo trovi nel paddock della Formula 1, te lo trovi con ruoli di vertice e anche con talento, perché è stato un dirigente di Formula 1 sicuramente di talento. E non si capisce effettivamente alcuni snodi della sua vita. Quindi il libro io lo consiglio anche per scoprire fino in fondo l'oratore, non solo l'oratore politico, o per meglio dire politologo, e questo lo si conosce, ma anche per capire come Briatore sia diventato Briatore. E quando Barbacetto fa le inchieste, sa di cosa parla. Assolutamente. E un'altra domanda che ti volevo fare, perché appunto seguendoti nelle varie praticamente trasmissioni, secondo me hai dato una visione anche abbastanza chiara, diciamo, della storia del famoso MES, praticamente, no? Sì. C'è stato un periodo in cui, diciamo, tutti parlavano di spread, adesso è il periodo in cui tutti parlano di MES. E a volte anche senza sapere bene praticamente di cosa stiamo parlando. E uno dei motivi praticamente, diciamo, di disaccordo anche della stessa maggioranza è MES sì, Sì. MES no. Vorrei sapere il tuo punto di vista e anche praticamente, diciamo, se ci fai un breve excursus sul MES, su come è nato, chi l'ha approvato, eccetera, eccetera. Magari ci sono molti Accidenti, politici di mi destra so. che dicono io non c'ero, io praticamente diciamo ho votato contro, io invece magari praticamente sono stati i protagonisti appunto, sono coloro che hanno col governo Berlusconi sdoganato il MES e poi conseguentemente diciamo col governo Monti a quello che io ricordo praticamente. L'hai detto tu ed è vero, il MES è stato sdoganato e voluto inizialmente dal Berlusconi Quater, dal governo Berlusconi Quater. Nel governo Berlusconi Quater c'era una certa Giorgia Meloni al governo. Il governo Berlusconi Quater era appoggiato anche dalla Lega, non c'era Salvini dentro il governo, però c'era la Lega. Quindi quando durante il lockdown la Meloni e Salvini, quindi Fratelli d'Italia e la Lega, accusano Conte con il favore delle tenebre di avere firmato di nascosto con la Germania l'accettazione del MES, dicono un falso storico, sia perché non aveva firmato assolutamente nulla né Conte né Gualtieri, sia perché il MES, diciamo che gli ultimi che ne possono parlare sono proprio la destra. Poi certo che Monti la sdogana definitivamente, ma Monti fa qualcosa che lui condivideva, ma che non aveva fatto lui concretamente. Dopodiché il MES adesso è una grande, secondo me, arma di distrazione di massa da parte anche dell'informazione, perché l'informazione dice sostanzialmente bisogna prendere il MES perché sono tutti soldi che verranno utilizzati per la sanità. Non è così semplice. Alla fine il vantaggio del MES non è che l'Europa ti dà 26, 28, 30 miliardi gratis e tu li prendi e li investi direttamente nella sanità. È un prestito che ha sostanzialmente un vantaggio, cioè gli interessi di quel prestito sono interessi vantaggiosi, per cui, cito una cifra che è sbagliata ma non di tanto, tu alla fine risparmi 300-400 milioni. Facciamo 500 milioni. Quindi se prendi il MES come interessi per quei soldi che dovrai ridare, risparmi 500 milioni. E uno potrebbe dire, bello, se sono 500 milioni, meglio di niente. Sì, ok. Ma a quel punto la domanda è, se è così vantaggioso, se non ci sono delle fregature, se tutto va bene, perché nessuno Stato prende il MES e tutti aspettano che ci sia uno Stato che lo prende? Questo è il cosiddetto stigma, come lo ha chiamato D'Alema e come lo ha chiamato anche lo stesso Draghi. Che vuol dire stigma? Lo stigma è lo stigma del sistema finanziario, dei mercati, cioè una sorta di condanna che i mercati darebbero al primo Stato che prende il MES. Perché se tu prendi il MES per primo, automaticamente ammetti a tutto il resto d'Europa, a tutto il resto del mondo, che tu ne hai bisogno e che tu hai le pezze al puntini puntini. E allora il governo, come ha detto più volte Conte,
come ha detto più volte, soprattutto Gualtieri, che è un uomo espressione del PD e che quindi teoricamente dovrebbe anche essere favorevole a prenderlo, la loro teoria e la loro strada è quella di dire: noi facciamo di tutto per non prenderlo, perché secondo noi con i soldi del Recovery Fund, e non solo con quelli, ce la facciamo, la sanità riusciamo a rilanciarla e non utilizziamo il MES. Dopodiché il MES lo utilizzeremo laddove, laddove ci mancassero i soldi e ci fosse un bisogno concreto di moneta. Ma non è questa sorta di panacea di tutti i mali per cui, ehi, Europa, mi dai 30 miliardi così rilancio il sistema sanitario che decenni di centrodestra, ma pure di centrosinistra, hanno sputtanato in questi 20, 30, 40 anni. È un po' più complicato ed è per questo che per ora lo Stato fa di tutto per non prenderlo. Dopodiché è chiaro che se fra 1 o 2 mesi non arriveranno i soldi del Recovery Fund, che non arriveranno fra 2 mesi, ma insomma, se fra 2 mesi ci saranno ancora dei dubbi, probabilmente lo Stato ci ripenserà anche. Ma dire adesso prendiamoli perché altrimenti il sistema sanitario collassa è un falso storico, è un po' più complicata la vicenda. Ho capito. Vorrei ritornare per un attimo praticamente, diciamo, al tuo libro, perché mi è tornato in mente un altro personaggio molto interessante, diciamo, che hai messo appunto nel libro, che è il Poro Porro. Quello che tu definisci, aspetta un attimo che trovo esattamente la tua definizione, mi sembra praticamente che tu lo definisci la pantofola preferita del salvinismo, praticamente. E mi è piaciuto particolarmente, diciamo, la cosa finale, quando tu dici praticamente dai Enico. Dai, cioè questa cosa praticamente, diciamo, questa stoccata finale che dai a Porro. Qual è il peccato mortale di Porro? Ma peccato mortale non ce l'ha, per l'amor di Dio. Diciamo che secondo me Porro incarna quel giornalismo che diventa fiancheggiamento del potere. Che diventa megafono del potere. Poi, per carità, so benissimo che a destra potrebbero dire la stessa cosa del Fatto Quotidiano, di Travaglio, del sottoscritto, i cortigiani di Conte, i cortigiani dei 5 Stelle, sono tutte menate che sento dire da anni o decenni ormai. Le restite al mittente. Nel caso di Porro, francamente, mi sembra uno che ha creato una trasmissione che ormai è diventata il salotto preferito di Salvini, che va bene, intendiamoci, basta dirlo. Se fai politica, o per meglio dire, vedi che già un lapsus freudiano, se fai giornalismo come lo fa Salvini, vivi meglio, vengono tutti politici. Viene tutta l'opposizione, non fai domande particolarmente scomode, prendi un bel po' di soldi, possibilmente da Mediaset, c'hai il tuo pubblico, non tantissimo, perché i suoi libri non vanno benissimo, gli ascolti, insomma, le sue dirette Facebook, insomma, però lui si è ritagliato in qualche modo il ruolo del salviniano preferito da Salvini, e a me non è che piaccia molto quel tipo di giornalismo lì. Anche durante la pandemia si è sempre contraddistinto, anche durante le dirette, per i toni più beceri, per i toni più malamente populisti. L'ho visto litigare con Massimo Galli. Ora, veramente ragazzi, cioè, litigare con Salvini ci sta, litigare con Conte ci sta, ma tu non puoi avere l'ibris e la boria e la strafottenza di litigare su temi sanitari con Galli o con Crisanti. Quando c'hai davanti Galli, stai zitto e ascolti. E invece Porro è così convinto di sapere tutto che criticava non su aspetti economici o politici, ma su aspetti sanitari e pandemici Galli, che è uno che vive di quelle cose lì. Perché lo faceva? Perché nel caso di Salvini, nel caso, vedi ancora l'apsus freudiano, nel caso di Porro, anche la lotta pandemica, anche l'analisi sanitaria è qualcosa che viene bene per portare acqua a chi? A Salvini. Quando io vedo gente come Porro partecipare a simposi, non dico negazionisti, ma riduzionisti, minimizzatori, lo vedo a braccetto con Sgarbi, che è uno che si vanta di non mettere la mascherina, quando vedo che fa battutine su quelli che hanno paura del Covid, quando vedo che diventa il paladino degli albergatori perché bisogna riaprire tutti gli hotel, i ristoranti
bisogna riaprire tutti gli istanti, le stazioni sciistiche, bisogna riaprire tutte le stazioni sciistiche. Ma io lo vorrei, certo che lo vorrei, ma dire queste cose significa fare torto a se stessi, fare torto alla verità. Se si dice al popolo, se si dice al paese, e Porro c'ha una bella vetrina, non è che è una pagina da tre persone, ha una trasmissione televisiva, c'ha 300.000 fan, è un uomo che più o meno tutti conoscono. Se tu gli lasci credere che esiste un'alternativa alla realtà attuale, per cui in un magico mondo si possono aprire i bar, i ristoranti, e c'è il governo cattivo e birbo che ce l'ha con i ristoratori, tu fai un torto deontologico alla categoria dei giornalisti, ma fai un torto anche al paese. L'abbiamo visto in Svezia cosa ha significato far finta di niente, credere nell'immunità di gregge. È dovuto arrivare il re di Svezia dicendo abbiamo sbagliato tutto, non esistono alternative alla pandemia rispetto a quelle che stiamo facendo adesso. Certo, si può fare meglio, ma non ci sono alternative a quelle regole basilari che ci hanno detto anzitutto i medici e poi il governo. Porro però anche in questi casi lui rialza sempre la posta, il populismo, e hanno chiuso, e povero Stato, e povero ristoratore, povero bar. Certo che è povero il ristoratore, ma non esiste un'alternativa. Non c'è una cattiveria di Conte o di Speranza per cui ristoratore mi stai antipatico, ti chiudo. Si chiude il ristoratore perché purtroppo i ristoranti sono un luogo meraviglioso, ma un luogo di socialità, e quando si mangia si tolgono le mascherine e poi si beve e ci si abbraccia e ci si tocca, e allora si rischia di propagare il contagio. Queste sono cose elementari che Porro, persona molto intelligente, sa bene, ma finge di non sapere. E anche lui, come ti ho detto, della Meloni, secondo me nei mesi del lockdown, ma anche adesso della regione rossa, già all'arancione, sta dando il peggio di sé. E mi dispiace, perché io non ce l'ho con tutti i giornalisti di destra, ci tengo anche a dire questo. Io non ho messo nel libro Belpietro, per esempio, perché Belpietro non lo condivido, ma a Belpietro riconosco una capacità di fare delle inchieste, riconosco una capacità a volte di andare anche contro la destra, adesso un po' meno, però in passato lo ha fatto. Esiste anche un giornalismo di destra che può essere non condivisibile, ma secondo me accettabile, degno, ci mancherebbe altro, mica dobbiamo essere tutti di sinistra, sai, scemo se dicessi una cosa del genere. Porro purtroppo mi sembra uno che sta facendo anche lui torto a se stesso, come un altro, mi dispiace, che secondo me si sta veramente volendo molto male, Giletti. Io Giletti un po' lo conosco, ci sono anche stato ospite delle sue trasmissioni, non le amo particolarmente, ma Giletti sa fare televisione. L'ultimo Giletti, mi permetto di dire, non è esattamente il miglior Giletti della storia. È vero, è vero. Ci stiamo avviando verso la conclusione praticamente. Ti vorrei fare praticamente una domanda, diciamo, che è un po' il sunto, diciamo, di quello che ci siamo detti fin qui praticamente. E, ad esempio, tu praticamente alla fine del libro, o comunque forse in qualche tua intervista praticamente, ho percepito, diciamo, che sei conscio che il governo che abbiamo non è il migliore dei governi possibili, però praticamente, diciamo, è il meno peggio di quello che ci possiamo aspettare in tempi, diciamo, come questi. Allora ti chiedo, ma dal meno peggismo può nascere un nuovo umanesimo, Andrea? Bella domanda. Sì, nella letteratura, sì nell'arte, sì nella musica, sì nel cinema, e sì in tutto ciò che ha a che fare anzitutto con la testa, con il cuore, con il sentimento. Nella politica io ti confesso di essere sognatore da un bel po'. Diciamo che sono molto cinico e molto realista per quanto riguarda la politica, soprattutto la politica politicante, o la politica politicienne, come dicono quelli più esperti di me. Non ce l'ho più gli ideali e i sogni applicati alla politica politicante che aveva 18-20 anni. A 20 anni compravo i libri dei politici, immaginavo che tutto potesse cambiare. Non ce l'ho più quei sogni. Ce li ho in altri ambiti della vita, non applicati alla politica. Tu hai detto bene. Secondo me questo è il governo migliore tra, diciamo, il meno peggio, tra i governi possibili. Però ti rispondo alla domanda che mi hai fatto, se il meno peggismo può essere l'anticamera dell'umanesimo nuovo, di un nuovo umanesimo, proprio partendo da questo governo. Ti ho detto che sono cinico, ti ho detto che sono abbastanza smaliziato sulla politica, però il senso del libro
e questa sì, un po' la mia speranza, era ed è proprio quella di sperare che, a parte Renzi, con cui non voglio avere niente a che fare nella mia vita, neanche un caffè, ma quelle parti di governo, tranne Renzi, la mia speranza è che capiscano che l'unica strada è quella lì. Cioè far sì che si passi dal stiamo insieme per forza, perché altrimenti arriva Salvini, al stiamo insieme perché lo vogliamo essere e perché ci vogliamo stare. Quello che io sogno, applicato alla politica, è che quello che è successo a settembre in Toscana con Giani, in Puglia con Emiliano, ma è successo appunto per la paura della destra, diventi qualcosa di più organico, di più pensato, di più strutturato. Bersani lo chiama campo progressista, chiamatelo come volete. Però si va verso quella direzione. Che vuol dire capo progressista? Vuol dire convergere e far convergere quei mondi che sono i mondi del Partito Democratico, della sinistra radicale, il grillismo che è comunque, come dice Bersani, al di là di alcune escrescenze destrorze che se ne sono già andate, una forma di radicalismo civico. Penso alle sardine, penso ai tanti che si astengono ma vorrebbero tornare a votare. Ecco, serve un soggetto politico o un'alleanza, poi non mi interessa la formula, non mi interessano i simboli, ma serve comunque un'alleanza, un mondo, un luogo del pensiero, avrebbe detto Gaber, e della politica che faccia sentire a casa milioni di italiani. Al momento questo governo è un governo dove qualcuno ci crede, per esempio Conte, e molti ci stanno perché non c'è niente di meglio. Ma così non può durare. Perché basta un refolo di vento o un qualcosa di sostanzialmente evanescente in natura, cioè Renzi, per farlo cadere. Ma se invece i Conte, i Bersani, i Provenzano, cioè quelli che veramente vogliono questo progetto, ci provassero davvero, e ci vorrei mettere anche Zingaretti, perché Zingaretti è decisivo in questo processo, e beh, se ci provassero davvero, chi lo sa che magari fra un anno o 2 anni Salvini e Meloni non vincono per forza? Oggi certo che vincono, se si va a votare a marzo per forza, qual è l'alternativa? Chi c'è dall'altra parte? Non si sa neanche se a Roma vanno insieme i 5 Stelle, il PD e Bersani, figurati su scala nazionale. Ma se si desse il tempo a quell'alleanza, chiaramente nel rispetto del paese, non è che uno sta al governo perché nel frattempo deve nascere una forza politica. No, se funziona il governo e parallelamente queste forze ci credono, beh, a quel punto, dopo aver eletto il Presidente della Repubblica, quindi nel 2022, l'anno dopo o a fine 2022, decidete voi, si va a votare. E magari nel frattempo quel campo progressista è nato. Ecco, per me l'unica maniera per superare quello che effettivamente hai ragione oggi è un menopeggismo è esattamente questo, cioè trasformare il menopeggismo in una realtà politica perché la gente ci sta dentro, ci crede. E al momento questo credo durante lo vedo in poche persone dentro il Parlamento e anche dentro il governo. Andrea, io direi che a questo punto ci possiamo salutare. Senti, però ti voglio credere, faccio di nuovo la professorina, un giudizio praticamente politico sulla nostra ministra dell'istruzione, la Azzolina, che praticamente per certi versi praticamente è un po' rigidina, poco dialogante con le parti sociali, poco attenta praticamente a quelle che sono a volte le esigenze della scuola e le voci, la pluralità delle voci della scuola. Mi riferisco agli studenti, mi riferisco agli insegnanti, mi riferisco praticamente ai presidi, mi riferisco agli stessi sindacati praticamente che rappresentano le parti sociali. Ti rispondo con piacere. Intanto vi domando scusa, ma mi sono reso conto adesso che è finita la luce che avevo davanti, quindi è proprio finita la pila, si è esaurita, quindi sto parlando tipo crepuscolo. Vi domando scusa, sembra che stia parlando a una cripta, è una stanza d'hotel, ma è cambiato un po' lo scenario. L'Azzolina, allora, il ministro Azzolina è un ministro che sicuramente non gode dei favori della stampa, è uno di quei ministri che si cita sempre quando si vuole dire facciamo un rimpasto perché c'è qualche ministro da cambiare. E si fa subito il suo nome. Diciamo che a livello mediatico è un po' quello che era un anno fa Toninelli. Bisogna, secondo me, stare attenti a far coincidere la, non dico incapacità, ma la debolezza mediatica che ha la Azzolina e che sicuramente aveva Toninelli con l'inefficacia politica. Lasciamo stare Toninelli, passato del tempo, non è importante qui discuterne.
dire quanto sia stato bravo, bravino, pessimo. Nel caso dell'Azzolina, io credo che lei non sia particolarmente simpatica. Sia una che quando va in televisione non funziona, perché ha questa voce un po' robotica, un po' fredda, un po' da maestrina. In alcuni casi non si sa bene perché, ma sembra veramente Sabina Guzzanti quando faceva l'imitazione di Moana Pozzi, che è abbastanza buffa come cosa, ma so che anche lei lo ha ammesso, e questo diciamo che non l'aiuta. Dopodiché, per risponderti bene, bisognerebbe chiedere a una professoressa, un insegnante. Ce l'ho in casa, quindi conosco bene le problematiche della scuola, ma i professori le conoscono meglio. Devo anche dire che dentro una pandemia, secondo me, uno dei settori più ingestibili sia proprio quello della scuola. Cioè, come fai ad avere le risposte su tutto e sempre dentro una pandemia, quando devi gestire le scuole che sono state sputtanate, sventrate, massacrate da 30-40 anni da governo di centrodestra e centrosinistra? Se noi avessimo avuto uno Stato, un paese con le scuole meravigliose, con dei governi passati che facevano della scuola il luogo dell'eccellenza, della creatività, della nascita delle nuove generazioni, come dovrebbe essere? Beh, allora l'Azzolina, secondo me, sarebbe partita con maggiore spinta, e se avesse sbagliato sarebbe stata ancora più colpevole. Io ti confesso che a oggi la trovo responsabile di qualche uscita sbagliata, sicuramente di qualche ritardo, ma non mi sembra che sia la peggiore dentro questo governo. Mi sembra una che sta cercando di trarre il meglio da una realtà difficilissima come quella delle scuole. Fatico a dire che è colpa sua se c'è la DAD, se c'è la didattica a distanza. No, lo so che non ti riferivi solo a quello, però diciamo che non mi sembra che sia così colpevole, anche se non è il ministro che preferisco. Se vuoi dei nomi di ministri che non mi stanno convincendo, per esempio, e quello lo conosco meglio, ti dico Franceschini. Franceschini per me è un ottimo politico, nel senso è molto smaliziato, è molto furbo, e mi risulta che sia uno di quelli che più creda all'accordo e a un campo progressista PD 5 Stelle. Quindi teoricamente ne dovrei parlare anche bene. Io però, esattamente come tu, hai a cuore il mondo della scuola che conosci meglio di me, ho a cuore il mondo della cultura anche legato allo spettacolo, al teatro. E ragazzi, lì il governo sta veramente facendo poco. Cioè, se il governo è criticabile per la scuola, e lo è, guardate che ci sono dei settori interi che riguardano il mondo del teatro, dello spettacolo, le maestranze dei teatri, il cinema, che sono completamente abbandonate a loro stessi. Cioè, il problema dello spettacolo e dei teatri non è Vasco Rossi, non è Ligabue. È chiaro che loro vivono lo stesso, ma anch'io vivo lo stesso, perché tanto io ho i giornali, ho i libri, ho la televisione, ma voi mettetevi nei panni di quelli che vivono soltanto, si fa per dire, soltanto di piccoli spettacoli teatrali, di piccoli concerti nei pub. Dove va a finire questa gente? Che ristori ha avuto questa categoria? Voi ne sentite parlare tanto di questa categoria qua? Io no. E allora qui vedo la colpa di Conte, del governo tutto, ma purtroppo ci vedo con colpa anche di Franceschini. Il ministro dei beni culturali è lui, non sono io. Vero. Ci possiamo congedare, io vi ringrazio, ti ringrazio Andrea per il tempo che ci hai dedicato, abbiamo sforato, ci eravamo dati 50 minuti, siamo andati oltre l'ora, praticamente è stata veramente un'intervista appassionante, abbiamo sviscerato, spero, diversi campi dello scibile. E salutiamo praticamente il nostro pubblico che è stato numerosissimo praticamente, ma non avevamo dubbi, anche perché tu ci hai aiutato in questo, Andrea. E saluto anche le mie amiche di Porto Sant'Elpidio, saluto Patrizia e saluto Emanuela. Saluto tutto il pubblico e ancora grazie Andrea. E buone feste a tutti. Grazie di cuore. Grazie a voi e vediamoci davvero la prossima volta. Buonasera a tutti. Andrea, ti aspettiamo a Porto Sant'Elpidio. Verrò appena sarà possibile, ve lo prometto solennemente. E grazie davvero. Grazie di nuovo. Grazie a te, ancora. Andrea.